di quello che potrebbe succedere domani e comunque se venisse sfiduciato il ministro Bonafede si creerebbe un bel guaio perché a quel punto, tu hai detto poco fa che non c'è un'alternativa in questo momento con questo Parlamento, questo governo. Quindi tu che previsioni ti senti di fare? Guarda Lilli, io a costo di risultare temerario, invece le idee ce l'ho molto chiare. Io penso che domani, quando ci sarà il momento della votazione, magari i renziani riceveranno una telefonata, qualcuno andrà a trovare la mamma, qualcun altro si assenterà dall'aula, ma non vedremo lo showdown che porta a una sfiducia al ministro Bonafede, per la banalissima ragione che anche Renzi, anche la sua forza politica in questo momento, magari vorrebbe pure lavorare a scenari alternativi, ma di nuovo torniamo a quella sorta di comma 22 dal quale parlavo prima. Non ci sono in questo momento scenari alternativi. Anche chi li coltiva dovrebbe avere, così come Orlando quando parla genericamente di gruppi industriali, una soluzione in mano, cioè dovrebbe dire: allora i renziani escono, entra Silvio Berlusconi. Oppure ci liberiamo del Movimento 5 Stelle e imbarchiamo di nuovo Salvini. Dico stupidaggini tanto per dire, ma è soltanto per far capire che siamo dentro le solite fibrillazioni della politica, una politica purtroppo sfibrata, una maggioranza che ha alcuni punti di debolezza, uno dei quali è anche Matteo Renzi, l'altro secondo me è il Movimento 5 Stelle, e che quindi ci espone ogni volta a questi episodi nei quali quello che conta è la visibilità, riuscire a portare a casa qualche cosa, in questo caso aggiungo. C'è una parola chiave che ci riporta alla Prima Repubblica, la parola rimpasto. Tra il portare a casa qualche cosa, forse magari c'è anche uno strapuntino di governo con il quale Renzi si calma fino al prossimo showdown. Ecco, ci vengono.